sorveglianza Cesena il via della sperimentazione sui tamponi rapidi. Gli studi sul coronavirus al via in Emilia-Romagna, la sperimentazione sui tamponi rapidi che consentono risultati pressoché immediati. Samuele Amadori. La sperimentazione è ai nastri di partenza. A Bologna, Piacenza e in Romagna nei prossimi giorni inizierà uno studio sull'efficacia dei tamponi rapidi. Sono test in tutto e per tutto simili ai normali esami salivari laringofaringei, ma che permettono di conoscere la positività in circa 30 minuti contro le 6 ore previste al momento. Lo studio verrà fatto su una popolazione che è quella di soggetti che entrano in pronto soccorso e che entrano poi in ospedale dopo l'accesso in PS senza sintomi di Covid. Dopo un lungo percorso il comitato etico ha dato l'ok e si inizieranno ad analizzare l'efficacia dei nuovi esami. Sono una decina i prototipi che verranno studiati, ma funzionano tutti nello stesso modo. C'è un anticorpo antiproteina del virus che, se trova la proteina del virus nella secrezione nasale, si lega a questo antigene e con un altro sistema molto semplice di anticorpo coniugato di solito con oro colloidale o con traccianti fluorescenti, si riesce a vedere se la proteina del virus è presente nelle secrezioni nasali. La controindicazione è che questa tipologia è meno precisa dei tamponi attuali, ma apre una serie di possibilità che permetteranno di cambiare radicalmente la gestione dei casi. La sperimentazione, dal punto di vista delle analisi, si tiene al laboratorio unico dell'ASL Romagna a Cesena. I primi dati preliminari saranno disponibili con tutta probabilità già dal prossimo mese. È tutto, la prossima edizione del telegiornale regionale alle 19:35. Grazie per averci seguito, buon pomeriggio.